Questo programma è offerto da BCC di Napoli, la banca dei napoletani. Formazione SRL, via Domenico Morelli 49, Napoli. I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, finanzieri di Giuliano in Campania, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Napoli su richiesta della DIDIA partenopea, ponendo i sigilli a imprese edili, terreni immobili e rapporti bancari per un valore di 10 milioni di euro. I beni, secondo gli investigatori, sono riconducibili a tre persone ritenute affiliate al clan della Camorra De Polverino, che opera nell'area nord di Napoli, al quale sempre, secondo gli investigatori, erano destinati gli utili di questo patrimonio. Nell'ambito della stessa inchiesta, nello scorso ottobre i carabinieri avevano scoperto speculazioni edilizie del clan e sottoposto a sequestro beni immobili e immobili per 28 milioni di euro. In quella circostanza i tre erano stati arrestati per associazione di tipo mafioso, esecuzione di opere edili senza autorizzazione o in maniera difforme da quanto autorizzato e in concorso con pubblico ufficiale di falsità materiale e ideologica in atti pubblici aggravati da finalità mafiose. Luigi Benedetto e Antonio Simeoli, titolari e fondatori delle società sequestrate, sono in carcere dallo scorso ottobre. La famiglia Simeoli, secondo le ipotesi investigative, ha per anni detenuto il monopolio del comparto edile nell'area nord di Napoli, in particolare nel comune di Marano. La seduta odierna del Consiglio Comunale di Napoli si è aperta con la commemorazione del procuratore generale di Napoli, Vittorio Martusciello, scomparso nei giorni scorsi, ripercorrendo gli anni della sua lunga carriera in magistratura, iniziata come pretore a Genova e poi proseguita a Napoli. La seduta è poi proseguita con gli interventi da parte dei consiglieri e con la discussione degli ordini del giorno. Tra questi, la situazione difficile dei Rom a Napoli. Proprio sulla questione Rom è intervenuto Gennaro Addio del nuovo centrodestra, che ai nostri microfoni ha affermato: vengono stanziati 7 milioni di euro per realizzare dei campi per i Rom. L'amministrazione comunale ha identificato un'area a Scampia per realizzare questo lavoro. Io credo che si debba trovare un'altra soluzione, perché Scampia è un quartiere già martoriato con tante problematiche e non credo che questa sia una soluzione ideale per quel quartiere. Io sono convinto che si debba fare un censimento e si debba controllare gli insediamenti dei Rom. Il problema è di identificare un'area preposta, un'area diciamo che possa ospitare queste persone, ma che non vada a inficiare nella vita dei cittadini napoletani. Tra i punti all'ordine del giorno, anche quello riguardante la tangenziale di Napoli e l'eventuale sbancamento di una collinetta della stessa nei pressi dello svincolo di Capo di Chino. Sulla questione è intervenuto il consigliere Carmine Attanasio. Si parla di uno sbancamento per questioni di sicurezza all'altezza di Capo di Chino, ma sostanzialmente riguarda anche uno sbancamento per fare un punto blu proprio lì vicino, e quindi in pratica è uno smembramento di una collina che comporta l'abbattimento di 40 essenze arboree di alto fusto. C'è una compensazione già prevista nella delibera, che però non compensa quello che verrà tolto, a nostro parere. Per questo motivo abbiamo presentato un emendamento con il quale vogliamo che la tangenziale, dopo i lavori, metta a dimora altri 200 alberi lungo tutto il percorso della tangenziale. Poi abbiamo presentato una mozione con la quale chiediamo al sindaco di attivarsi affinché finalmente questa strada possa diventare una strada comunale, anche prevedendo un azionariato popolare per fare in modo che tutti i proventi, gli utili di tangenziale SPA non vadano nelle casse di una società privata, ma che vadano per esempio per rifare tutte le strade cittadine. Prima una manifestazione disperata dei lavoratori del consorzio di bacino, che non ha permesso l'inizio della manifestazione di Forza Italia al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare. Voi state su quei banchi per noi, i sacrifici li abbiamo fatto noi e vi abbiamo votato noi, assassini delinquenti! Vengono solo a ciccare voi, fanno solo voi e non fanno niente per i lavoratori. Poi, dopo un incontro con i parlamentari, la convention con Raffaele Fitto, capolista nelle circoscrizioni al sud delle elezioni europee, con l'ex ministro Mara Carfagna e il presidente della giunta regionale della Campania Stefano Caldoro. Un lungo intervento in videoconferenza dell'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha animato la platea. Il nostro bravo coordinatore
della Regione Campania, Domenico Desiano, anche a lui un forte abbraccio. Poi c'è Luigi Casero, poi c'è la nostra deputatessa, già deputatessa europea, Barbara Matera, e poi ci saranno tantissimi altri nostri protagonisti che sono sul campo di battaglia insieme a te, insieme a noi, e che si stanno impegnando allo stremo per arrivare a convincere il numero maggiore di cittadini italiani a dare il loro voto a una forza di libertà, cioè a Forza Italia. Sul caso Gettner, Fitto ha commentato un'azione tesa a buttare a terra il governo Berlusconi. Lo ha detto anche Zapatero, notoriamente socialista, ha aggiunto ancora Fitto. E ancora Alan Friedman, che racconta che prima della caduta del governo si lavorava per farlo cadere. Le donne di Sel ballano il sirtaki per sostenere la lista Tsipras, appuntamento in Piazza Dante, cuore del centro storico di Napoli. L'idea è venuta ad un gruppo di sostenitrici del giovane politico greco che si batte per il rinnovamento della politica europea. Laura Capobianco, Antonella Cammardella, Raffaella Capuozzolo, Anna Riccardi, Enza Iasevoli, Marinella Riccio, Giorgia Caiazzo, Anna Maria Cicelin, Fabiana Romano, Teresa Coppola, Licia Conti, Susi Rotondo, Francesca Napolitano, Maria Teresa Nannola, Elsa ed Eloise Scotto. Il sirtaki è una danza popolare molto nota anche al di fuori della Grecia, grazie soprattutto al film Zorba il Greco del 1964, la cui colonna sonora era proprio un sirtaki di Mikis Theodorakis. Sulla pagina Facebook molti apprezzamenti, ma anche sfotto e commenti volgari. Naturalmente l'iniziativa fa tornare alla mente quella della portavoce del movimento Paola Bacchiddu, che ha deciso di farsi fotografare in bikini di spalle, mostrando il suo apprezzabile fondoschiena proprio per promuovere il voto alle europee. La stagione balneare si avvicina e gli imprenditori del settore si trovano ancora di fronte all'aumento dei canoni demaniali addizionali da parte della regione, che arriva fino al 100% con gravi ricadute sull'intera economia turistica. Il TAR ha disposto una decisione nel merito, che però arriverà soltanto il 24 luglio, quando la stagione sarà largamente compromessa. Per questo motivo siamo vicini alle imprese che si trovano in grande difficoltà. Ad affermarlo la segreteria regionale del PD, guidata da Assunta Tartaglione. Antonella Oliveri, responsabile imprese, ieri pomeriggio ha incontrato nella sede di Via Santa Brigida alcuni rappresentanti del settore. Ai nostri microfoni la stessa ha affermato: la stagione alle porte, quindi è chiaro che le imprese balneari hanno una serie di necessità che ad oggi sono state un po' tenute al di sotto, diciamo, delle loro esigenze, quindi è importante che in questo momento anche noi come Partito Democratico cerchiamo di sostenerli, perché l'impresa balneare fa parte dell'impresa turistica ed è fondamentale in una regione come la nostra spingere questo settore. Quindi noi ci preoccuperemo sicuramente a livello regionale di fare una programmazione del 2014 con un vasto interesse per questo tipo di imprese. L'annuale assemblea dei delegati di Legacoop Campania si è svolta nella Camera di Commercio di Napoli e si è tenuta in questo perdurante clima di crisi che suscita forti domande e attese. Per questo i delegati hanno scelto di parlare di speranza con piani e progetti che travalicano i confini della regione. Nell'occasione è presentata anche l'azienda startup Beside, nata nello specifico programma Culturability di Unipolis. Tra i temi trattati, il valore della cooperazione e l'importanza dell'impresa come patrimonio da sostenere e da difendere. Nelle parole di Maurizio Maddaloni, presidente dell'ente camerale, e di Mario Catalano, presidente della Lega Coop regionale, il senso e le sfide da rendere concrete. Ma diciamo, sicuramente oggi si celebra un'assemblea importante del mondo della cooperazione. La scelta di farla qua, nella Casa Comune delle Imprese, è un'ulteriore conferma, ove mai ce ne fosse stato bisogno, che il mondo della cooperazione a pieno titolo, a pieno dritto, diciamo, fa parte del sistema camerale, sviluppa una politica importante a favore del sistema delle cooperative e quindi danno un contributo importante sotto l'aspetto del rilancio di un'economia di vari settori che loro rappresentano, in un principio e in una logica di perfetta sussidiarietà con il sistema delle imprese non cooperative.
Dobbiamo ripartire dai bisogni più elementari delle persone. La riflessione che stiamo avviando in questi anni serve proprio a questo, il bisogno di lavoro dei giovani, il bisogno di una casa, il bisogno dei consumatori di essere tutelati e attraverso la cooperazione, che è una forma di impresa solidale, noi cerchiamo di dare queste risposte ai cittadini innanzitutto. È un periodo nel quale siamo tutti in discussione, noi stiamo discutendo addirittura di portare la Lega delle Cooperative in un contenitore più grande, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, che noi faremo insieme ad AGC e Confcooperative e che darà vita a un'unica centrale di rappresentanza che rappresenterà il 90% delle cooperative italiane. È iniziato questa mattina a Pestum e proseguirà fino al 17 maggio il Festival delle Favole Matematiche, manifestazione inserita nel fantomatico Forum delle Culture. La direzione scientifica della Kermesse è stata affidata a Pier Giorgio Di Freddi e venerdì 23 e sabato 24 si terrà invece il Festival della Fiaba con la direzione artistica di Andrea Mazzucchi. Beh, unisce, io credo, anzitutto la fantasia, perché in tutti e due i casi, quando si raccontano delle storie e quando si fa conferenze, no, di matematica, bisogna cercare di tenere vispo e sveglio l'attenzione, no, di coloro che seguono. Non è facile né in un caso né nell'altro, e cercare di metterli insieme può essere in qualche modo una via d'uscita, quindi vedremo se ci riusciremo. I due eventi sono stati presentati nella sala giunta della Regione Campania dal presidente della Regione Campania Stefano Caldoro, dal vicepresidente Guido Trombetti, dall'assessore alla cultura Caterina Miraglia, dall'assessore alla cultura del comune di Capaccio Pestum Eustachio Vosa e da Odi Freddi e Mazzucchi. Ma ascoltiamo Trombetti e Caldoro. Questi eventi culturali sono straordinari, hanno questo percorso unitario, hanno i siti UNESCO come location, dove rimane sempre qualcosa quando si fa iniziative del genere, rimarrà anche qualcosa in più perché ci saranno poi delle iniziative editoriali o altre iniziative sui siti che quindi lasceranno il segno, e dobbiamo fare, come giustamente ricordato, qualcosa in più, cioè trovare questa occasione, questa esperienza unica e per farla rivivere, e quindi anche se poi verrà rinnovata, ma i siti UNESCO per noi devono rimanere dei punti di riferimento. Nel bicentenario della pubblicazione delle favole dei fratelli Grimm è stato ripubblicato il volume di Basile, Lucunto dei Lucunti, in una edizione critica bellissima, che poi fu la base a cui fratelli Grimm si ispirarono. E le fiabe intervengono in tutti gli ambiti, e l'idea che noi abbiamo seguito è di guardare la fiaba nella letteratura, la fiaba nella matematica. Ci sarebbe piaciuto di fare anche la fiaba nel cinema, non tutto si può fare, il tempo non c'è, le risorse sono anche contenute, ma mi sembra che tra Odi Freddi, che cura le favole matematiche, e Mazzucchi, che cura le fiabe in quanto tale, si siano prodotti due eventi di straordinaria raffinatezza. 115 location di Napoli, flash mob, itinerari di degustazione in sella a vespe d'epoca, street food, aperitivi in boutique e visite notturne guidate. Tutto questo è Wine in the City, il fuorisalone del vino giunto alla settima edizione e presentato questa mattina nella sede del Museo Pan di Napoli dall'ideatrice dell'evento Donatella Bernabossi Lorata. Andremo dalle vigne di Posillipo alle catacombe di San Gennaro di Capodimonte, quindi io dico da una collina all'altra della città. Ma non solo, apriamo il 20 maggio al centro di Napoli, al Pano, dove siamo in questo momento, e chiuderemo il 28 maggio nell'area ex industriale di Bagnoli, in uno spazio meraviglioso, l'ex edificio IDIS, oggi HB2. È una manifestazione che è cresciuta molto, abbiamo più di 100 location che quest'anno per 14 giorni, perché in realtà abbiamo iniziato già ieri sera con un primo appuntamento off, faranno per 14 giorni aperitivi e eventi a tema vino. Le novità di quest'anno, qualche cosa curiosa, un evento in mezzo al mare segreto, uno champagne mob, la cui data verrà rivelata soltanto agli iscritti pochi minuti prima dell'inizio, una degustazione notturna nelle catacombe di San Gennaro alla collina di Capodimonte, tantissimi eventi, un gran finale con un chef importante e 72 aziende vinicole che partecipano, devo dire una grande partecipazione collettiva.